Spirano nuovamente venti di guerra tra i netturbini del comune di Agrigento, facenti parte delle ditte che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nella città dei Templi. Da ormai 5 mesi non percepiscono lo stipendio, tra l'altro si aspettavano da un momento all'altro che venisse loro corrisposto almeno la mensilità di aprile, ma tutte le attese sono state tradite. Loro continuano a lavorare, ma a questo punto hanno deciso di fare un sit-in quotidiano dinanzi al Palazzo di Città proprio per cercare di spingere un po' le acque, per cercare una soluzione imminente, perché la loro situazione di giorno in giorno si fa sempre più difficile e complicata, giusto? Sì, è complicatissima e difatti questo nostro sit-in oggi è per dire alle istituzioni, in questo caso alla persona del sindaco, mi rivolgo anche al signor prefetto, al presidente d'Orsa, al presidente della provincia, che noi operai non abbiamo più i mezzi per poter recarci a lavorare, quindi immaginiamoci per poter sostenere le nostre famiglie, pagare la luce e quant'altro c'è in ogni famiglia. Adesso la cosa si è fatta grave perché noi stavamo speranza del mese di aprile che il sindaco ci pagasse, aspettando quei famosi fondi regionali che ancora non so che strada hanno fatto o dove si sono fermati. Fatto sta che anche il mese d'aprile, da quando ci risulta, non verrà pagato perché non ci sono, il comune non ha fondi. E noi che facciamo? Io vorrei capire come andiamo a lavorare, di che cosa dobbiamo vivere. Cioè non è che noi possiamo vivere di andarci a lavorare alle 5 del mattino, poi arrivare a casa e noi possiamo mangiare, non ci possiamo mangiare neanche un piatto di pasta. Se lei mi consente, ci sono dei diritti e doveri. Il nostro dovere noi l'abbiamo fatto. I nostri diritti sono calpestati. I vostri doveri, signori dell'istituzione, quali sono? Sono quelli di venirci all'incontro, sono quelli di andare a bussare quelle porte chiuse che ancora non sbloccano questa situazione. E se non lo fate voi, non lo possiamo fare noi. Noi possiamo fare solo questo, protestare. Che cosa dobbiamo portare alle nostre famiglie?